Vaccini che mancano al momento, insegnanti che rifiutano AstraZeneca senza nemmeno disdire, anche se dicono la percentuale si stia riducendo dopo la riammissione del siero, si sono toccate punte del 50% di rinunce. E gli over 80 che fremono per essere vaccinati, non riuscendo spesso a comprendere le metodiche di prenotazione che cambiano e si modificano, secondo un'altalena che per un anziano può solo provocare ansia. Zaia, presidente del Veneto, chiede comprensione per una campagna vaccinale massiccia e con sempre la spada di Damocle di mancate forniture o ritardi nella consegna. Entro il 1° aprile assicura che gli ultra-ottantenni saranno tutti vaccinati e poi si procederà per mettere in sicurezza gli uomini over 65 e le donne over 75, i più a rischio di finire in ospedale. Penso che quello che vi ha detto la professoressa Tacconelli venerdì sia lungimirante, cioè over 65 maschi, over 75 donne. Sono il nostro target, sono il nostro goal. Cioè, se noi oggi avessimo vaccinato gli over 65 maschi e gli over 75 donne, sappiamo che abbiamo risolto il problema in gran parte terapie intensive, ricoveri e altro. E per rendere più fluida la gestione delle prenotazioni, entro la prossima settimana sarà operativo un software che comunicherà la convocazione delle varie fasce d'età per una procedura omogenea a livello regionale, dove le aziende sanitarie procedono ancora in ordine sparso. Affinché si possa già pensare a quello che è un modello nuovo, ovvero di lanciare i messaggi e dire bene, da domani si vaccinano, che so, la classe, una tot, evito di dire l'anno che poi qualcuno non chiami, un anno di nascita, prenotatevi presso, che so, andate in farmacia, andate in municipio, cioè, insomma, cercheremo di mettere una rete per le prenotazioni, oppure fatelo da casa, una rete per le prenotazioni in modo tale da fare in modo che diventi una sorta di quasi accesso diretto, no? Senza aspettare che qualcuno ti chiami, perché avremo dei numeri talmente importanti, soprattutto alla luce di cosa? Del fatto che a metà aprile avremo una fortuna, che è positiva, ovvero avremo un vaccino che avrà una sola dose. Quindi capite anche dal punto di vista organizzativo, farsi la prima iniezione, poi devi uscire, ti danno già la prenotazione per la volta dopo, sparirà sta roba. Quindi un colpo, one shot, one spot, come si dice, no? E per noi il fatto che arrivi Johnson & Johnson con una sola dose ci aiuta non poco su questa partita, perché è una partita di uno sforzo organizzativo pauroso. L'epidemia continua a segnare nuovi contagi, con numeri di ricoverati in ospedale pari a quelli dello scorso marzo. Ma c'è ottimismo, vaccini, anticorpi monoclonali e restrizioni in atto sono gli assi di un poker, si spera, alla mano finale.